È così che vi dico che la live sta per cominciare. Davy John ha preso la mia anima e portata giù. Davy John ha preso la mia anima e portata giù, giù, nel profondo, più profondo del forziere margine, dove mette quelle vite che il mare inghiottirà. Davy John, che te ne fai della mia anima? Il diavolo reclamerà. Danza di bonaccia, danza di tempesta, danza per chi non sa danzare. Nella nebbia si accende una lanterna di stelle che tra flutti attende. Danza di sfortuna della mia tortuga, danza per chi non sa nuotare. Nella pancia del mostro, della ventra, del pozzo naufragar, messa avanti in questo mare. Tutto il mondo sotto sopra apparirà, ai, 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 ora che è profondo, nel profondo più profondo che nessuno sa domar. Danza la mia ciurma con i gronghi in coda, danza la mia gamba sbilenca, danza l'ammiraglia con il vento in poppa, drena la cantina e bevi più che puoi. Davy John è qua, Davy John è qua, e pronti ci facciamo trovare. Davy John ha preso la mia anima e portata giù, giù. Davy John ha preso la mia anima e portata giù, giù. Nel profondo, più profondo del forziere margine, dove mette quelle vite che il mare inghiottirà. Davy John, che te ne fai della mia anima? Marinai, quando i polmoni vi si riempiranno d'acqua, e sulla faccia la corteccia l'olandese volante, prendetela con filosofia. Nella mano avrete un bicchiere pieno d'alghe e rum, e saprete che fare. Solo allora dovrete alzarlo al vecchio John e urlare hey ho! Ma la sanità è arrivata tutta qua, con la mia voce scura, 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 precipiterà. La mala sanità è arrivata tutta qua, con voce ciurma, ciurma. E benvenuti ciurma, bentornati su Club Pirata, il nostro piccolo spazio intimo, meditabondo, morbido, in cui ci lasciamo andare a cose su cui non ci si lascia andare. Bentornati signori, bentornati su Club Pirata.
Oggi, come sapete, avremo un ospite speciale a farci compagnia e con cui potremo parlare di argomenti poco family friendly, finalmente. E aspettandolo, adesso sta per finire la sua live e ci raggiungerà, ci facciamo una chiacchierata noi, intima, come dovrebbe essere, mentre il mio gatto si lecca le palle. Per qualche ragione ha passato la giornata leccandosi le palle, non riesco proprio a capire l'emozione che si provi. Ciao ragazzi, ciao. Vedete, ma così abbiamo la doppia musica, aspetta. Allora, come andiamo? Siamo carichi? Siamo felici? Siamo potenti? Oh, guardate quanti siamo, dai. Ah, ci si è aggiunto qualcuno, ma non sono sicuro che sia il nostro amico. Che nome c'hai? Vediamo. Uè, ciao coppa! Come va? Ciao! Mi senti? Non ti sento. Aspetta, prova a toccare sotto, in basso. Ah, perfetto, ti sento. Bene, ora vai alla grande. Compare. Beh, ragazzi, diamo il benvenuto qui su questo palco, chiamiamolo palco, il nostro amico Maurizio Merluzzo. Ciao, compare. Ciao, bello mio. Allora, tu non mi dovresti vedere da Zoom, però sappi che loro mi vedono. No, io non ti vedo, vedo, vedo il Jolly Roger. Ah, perfetto. Ti vedo nell'altro schermo dove ho la tua live abbiamo aperta. Abbiamo questa conformazione alquanto particolare. Vedi, se mi metto così sembra che ci guardiamo così in faccia. È una cosa spettacolare. È vero, sembri... Bello, bello. Io però vedo... Ok. Sì, tu devi guardarmi qua. Guardami negli occhi. Aspetta, e tu, io ti vedo sul bordo però. Mi vedi sul bordo? Ah, sì, okay, è giusto che sia. Sempre sul bordo, okay, mai così, al centro così. Il centro fa così male. Ci guardiamo negli occhi. Buonasera anche a te, compare. Allora, hai appena finito la ho appena finito due ore e mezza di live. Sì, il mio The Merluz Live Streaming Show, che avviene ogni due settimane. Tanto c'è Ambra che passa avanti e dietro. Apri il frigo. Beh, perfetto, direi, no? Sì, ma infatti io ho portato un po' di gente. Ho visto. Ma... Ah, li hai portati qui. Qua, grande. Ciao. Sì, ho raidato tutti. In quanti... Ah, che figata. In quanti siamo venuti? Aspetta, che voglio leggere. Quanti hanno accettato? Quanti avete accettato? 732. Mio Dio, ragazzi, ma siete sicuri? Comunque, sì, coppa. Allora, supponendo che ci siano persone che non conoscono Maurizio, cosa di cui... Che dubito, legito. Però vabbè. Maurizio è un... Diciamo che di professione principalmente sei un doppiatore. Io sono un doppiatore. E poi sei anche uno youtuber e fai altre cose per... Youtuber, streamer. Mi diletto molto nel mondo dei social, del web e quant'altro. Bello, com'è giusto che sia. E io ti ho chiamato oggi per parlare di un sacco di cose. Allora, vabbè, ovviamente ti farò un paio di domande anche su altri temi, ma più che altro per cazzeggiare. Non volevo assolutamente però farti le solite domande che ti fanno sempre, cioè che ti sarei fatto due coglioni tanti. Secondo me sarai seduto sui tuoi coglioni per le domande. Cosa significa doppiare? Cosa si fa per essere un doppiatore? Ho una bella voce, posso doppiare? E mamma mia, che due palle, secondo me. Allora, ragazzi, se avete dei dubbi del genere, andate sul canale di Maurizio Merluzzo, troverete tutte le vostre risposte esistenziali con un sacco di bellissimi esempi e aneddoti che ha raccontato nel corso degli anni. Sì, io poi ho fatto anche un video, proprio perché la domanda più comune che mi viene fatta è come si diventa doppiatori. Ho fatto un video che si chiama Come si diventa doppiatori, quello sul mio canale. E sì, beh, ho visto che c'è bene o male... ho già due mesi di divulgazione, che è di diretta disgustosa, grandissima. Comunque, ho visto che c'è un interesse proprio... incredibile, estesissimo, di persone che vorrebbero, che sognano di fare il doppiatore. Non so se è dovuto anche al fatto che ha preso piede il mondo dell'animazione, che secondo me molti vogliono fare anche tanto. Il doppiatore per l'animazione. Beh, io da bambino volevo fare il doppiatore, una volta diventato adulto, perché volevo fare cartoni animati. Però pensa, credo che il fatto che molta gente adesso voglia fare doppiaggio negli ultimi anni sia dovuto al fatto, e secondo me è cresciuta in parallelo anche quella che odia il doppiaggio. Beh. È dovuto al fatto che intanto i doppiatori sono più in vista rispetto a prima, me in primis, che comunque ho un discreto numero di persone che mi seguono. Ma poi col fatto che si può selezionare la lingua grazie alle piattaforme, che siano Netflix, Prime o quello che è, tutti adesso hanno la fissa della lingua originale, che per carità è giustificata e illecita. Io non discuto i gusti delle persone.
E quindi si è creato lo schieramento di ah, voglio fare il doppiatore, o di pure di ah, è meglio in originale. Quindi diciamo che è cresciuto in parallelo, secondo me, questa cosa. Però sì, tanti ragazzi mi scrivono che vorrebbero fare doppiaggio. Beh, sì. Allora, ti devo dire la verità, io c'è stato un tempo, tanti anni fa, in cui non mi ero manco posto il problema del doppiaggio, o meglio, non avevo manco valutato la possibilità che qualcosa non venisse doppiata, ti parlo certo. Di tantissimi anni fa, perché noi siamo cresciuti così e siamo abituati così. Eh sì, tu che anno sei? Io sono dell'87. Io sono 86, vedi? Quindi ci sta. Sì. Però ecco, è successo a un certo punto che una notte di disagio, così la ricordo ancora, insomma conoscemmo queste persone che venivano dalla Bosnia, non mi ricordo più da dove cazzo venivano, però in sostanza partì il discorso doppiaggio e loro ci presero per il culo dicendoci: ma come fate a non vedere che quello che dicono non corrisponde a quello che è il movimento delle labbra? E noi non ci siamo per niente abituati, non lo notiamo minimamente, è una questione proprio mentale. Non lo notiamo per il semplice fatto che in Italia, si sa, c'è una grande scuola di doppiaggio da decenni. Beh sì. Il lavoro dell'adattatore è anche quello di far suonare la lingua italiana sulle labbra e sulla bocca degli attori originali, che siano americani, che siano tedeschi, eccetera, eccetera. È successo una cosa simile con un youtuber portoghese, perché io sono stato in Portogallo a novembre, ho incontrato questo youtuber portoghese, siamo stati un paio di giorni insieme, mi ha portato in giro, eccetera, eccetera, e a un certo punto ci siamo ritrovati a parlare di doppiaggio. E lui mi ha detto: qui da noi doppiano solo i cartoni per bambini. E gli ho detto: allora facciamo così, ti faccio vedere una cosa. E gli ho fatto vedere una scena, non dico quale, gli ho fatto vedere una scena di un doppiaggio italiano. Quando l'ha finita di guardare, era stupito dicendomi: ero convinto che stesse parlando in italiano. Questo perché, appunto, il doppiaggio in Italia è un lavoro forse sottovalutato e forse sopravvalutato, credo entrambe le cose. Il nostro mestiere è quello di riuscire a ridare quello che un attore ha già dato. Sì. No? Noi non dobbiamo creare nulla, noi dobbiamo restituire all'utenza, al pubblico, quello che un attore ha già fatto in originale. Noi dobbiamo far credere che quell'attore stia parlando in italiano. Quello è un doppiaggio ben fatto. Se tu vai a prendere una cosa spagnola, vai a prendere una cosa francese, non hanno la nostra scuola, capito? Lo fanno perché per comodità. Se poi vai a prendere una cosa dell'Europa dell'Est, addirittura lasciano il doppiaggio originale e c'è una voce sola che parla su tutti i personaggi. Sì. Che poi, per carità, a volte funziona. Vedi Rick e Morty, voglio dire, il doppiatore è sempre lui, ma fa un lavoro della miseria. Si vede che è studiato su di lui. Poi ci sono altre volte. In originale, sì, è l'autore stesso che se l'è scritti. Però per me, come fa Christian Jansante come doppia Rick in italiano, per me no, è bellissimo, no, però devo dire, è vero, cioè abbiamo delle, io tra gli errori che riporto nella mia vita è di aver visto, dato che l'ho visto mentre ero in Olanda, La Casa de Papel doppiato in inglese. Oddio. Che penso che sia stata una delle cose più dolorose da guardare. Forse era meglio guardare in spagnolo. Stesso vale per Dark, doppiata in inglese. Male. Spiego una cosa. Gli inglesi sono dei grandi attori. Gli americani sono dei grandi attori. Sono degli ottimi voice actors. Ovvero cosa? Quello che avviene nel campo Disney o Pixar, che incidono le battute e sopraanimano, poi creano il film d'animazione. Ma come doppiatori, gli inglesi sono una piaga, perché, ora, in che caso, La Casa del Papel è spagnolo, quindi sentire gli inglesi che doppiano gli spagnoli, i movimenti delle labbra non gliene frega assolutamente niente. Sì. Tu pensa che quando doppiavo Yu-Gi-Oh! Io avevo l'anime giapponese, ma l'audio era americano, quindi io doppiavo con l'audio americano. Sembravano tutti dei camionisti dell'Alabama, nonostante fossero dei bambini che giocavano a carte, e urlavano come dei pazzi. Hey, get over it. Sì, esatto. E non gliene fregava niente, e quindi era assurdo doppiare Yu-Gi-Oh! In italiano con la video giapponese e l'audio americano. Cioè, gli americani sono una roba agghiacciante, a meno che non siano loro i primi a creare. Cioè, quindi vedi Rick e Morty che viene prima inciso, vedi diverse cose, Futurama,
questi prodotti qui. Quando devono fare le cose loro sono bravi, ma se devono fare roba che viene da fuori, è agghiacciante. Aspetti, devo far vedere una cosa. Sì. Overreacted. No, no, ci sono due scene che mi hanno fatto morire dal ridere dei doppiaggi inglesi, dei cartoni animati, degli anime. Vabbè, ci cartoni credo. Animati. Adesso ti faccio condivisione dello schermo così te li faccio vedere, perché io li considero una delle cose più divertenti che abbiamo mai visto. Ok, dai. Allora, una era questa, ed era di Spider-Man. Non so se ti è mai capitato di vederla, te la metto qui. Aspetta, mettimela lì. Dovresti riuscire a vedere su Zoom. Sì, 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 vedo. Ok, allora vedo, aspetta benissimo. Che levo la musica e te la faccio vedere. L'altra era proprio di Yu-Gi-Oh, ma la devo trovare. Mio Dio, che cazzo di risate che mi facevo. Allora, guarda... ci credo, perché Yu-Gi-Oh era una roba agghiacciante. Aspetta, allora guarda questa. Vai. Non lo sento. Ah, no, ok. Cioè, praticamente sono due tizi che si urlano addosso senza senso. Ma senza... perché? Cioè, ma perché? Senza senso. L'altra era di Yu-Gi-Oh! Non so come si scrive Yu-Gi-Oh! Al momento, lo scrivo così, tanto mi uscirà in qualche modo. Era un elefante. Eccolo! Che... qual è? Forse è questo? No. Il primo? Quello forse... lì che hai passato, quello di... Yu-Gi-Oh! Exodia Full Scene Comparison for Kids Uncensored Japanese, no. No, era un elefante, cazzo. Elefante. Era qualcosa tipo una trappola, cazzo. Vabbè, la cercherò e te la farò vedere. Minchia, no. Che risate, ti giuro. Comunque, ci sono anche delle volte... Ma... Ti basti pensare che quanto è rimasto famoso Vegeta che dice over 9000 urlando come un maledetto. No, allora io ho visto anche il doppiaggio di Dragon Ball, è una cosa che fa male. Sì, no, non lo so. Però ci sono anche delle volte in cui io critico tantissimo gli italiani, o perlomeno la scelta del direttore di doppiaggio, tipo in questo caso, no? Tu l'hai visto questo? Questa è una cosa che ho già fatto vedere in un'altra live. E lo reputo una delle cose più sbagliate, secondo me, che hanno fatto in Italia per il doppiaggio. Allora, questo è Lemon Grasp. Conte Limoncello. Sì, sì, presente. Allora, ti faccio sentire come era in inglese l'originale. This castle is in unacceptable condition! Unacceptable! È perfetto. È bellissima. Deve essere così. Ora ti faccio vedere, ahimè, come l'hanno fatto in italiano, che secondo me è un peccato. Questo castello versano in una condizione assolutamente inaccettabile, sono stato chiaro? Inaccettabile! Ecco, voglio dire, allora lì l'errore non è del doppiatore, secondo me hanno fatto una scelta sbagliata nella scelta di chi avrebbe doppiato questa parte. Sai, molte volte ci sono tanti fattori che possono determinare una cosa simile. La scelta del doppiatore, il direttore che gli dice non farla così, dice no, falla così, capito? Possono essere il doppiatore in sala che si gira e fa no, io così non urlo. Possono essere tanti fattori. Sì, sì. Però valla a vedere. Cioè, a me, io sono uno che si è sgolato un sacco di volte in sala, quindi lo so. Ok, credo di averlo trovato, la scena quella inglese che ti avevo detto, bellissima, quella dell'elefante. Pazzesca. Allora, dovrebbe essere questa. Penso di avertela trovata. Mio Dio, che cazzo di risate quando l'ho visto la prima volta, perché mi hanno mandato soltanto questo. Allora, guarda. Vai. I would love to pummel that little toothpick of a man. Hasta la vista, baby! I'll be back! Innanzitutto, non è andata in onda una cosa del genere. È andata in onda, lo giuro.
Ma è doppiato con l'imitazione di Schwarzenegger. Esatto. Sembra una caricatura, sembra che sei quei doppiaggi che fanno in maniera amatoriale. Perché poi c'è un certo punto in cui I'll be back! Quando carica, ma quanto cazzo è bella! Sì, non è, sembra un amatoriale. Hasta la vista, baby! Hasta la vista, baby! Così a cazzo di cane! Ma come ti è venuto in mente? Looks like a costume party. Jess, you want some pancakes? Save me, Jesse! Ma è osceno, ma è agghiacciante. Poi, capito, si lamentano in Italia. Cioè, si permettono anche di lamentarsi in No, Italia. no, per carità. Porca puttana, se avessero. Però sarebbe stato tutto più epico con questo doppiaggio. Sì, io l'avrei fatto uguale. Mio E molto Dio. probabilmente quella puntata, che esiste sicuramente doppiata in italiano, chi l'ha incisa avrà sentito questa roba Mi ha qui. detto no, io non lo faccio. Senti, quel che ti pare. No, ma mio Dio, sbagliatissimo. Mamma mia, no, 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 agghiacciante. Vabbè, ti voglio anche far The president's sentire, perché creating a new purtroppo branch in the dobbiamo United States soltanto, te lo posso military solo far space sentire, force. perché su Netflix, un altro degli errori che io reputo fatti, ad esempio, dai doppiatori, o meglio, non da doppiatori italiani, ma dal direttore di doppiaggio di qualcosa di italiano. Ora, questo l'ho già fatto sentire in un'altra live, ti faccio sentire la prima puntata Sì. di Narcos. Ah, ok, Narcos, sì, ce l'ho Allora, presente. questa era la voce in inglese, no? Ok, allora per copyright fermiamoci qua, però senti che bella voce, una voce calda, una voce sporca di sigarette, una voce naturale, no? Era una voce bella, non lo so, secondo Sì. me rendeva Ah, il bellissima personaggio. voce. Una bellissima voce, ma soprattutto, secondo me, rendeva perfettamente il personaggio. Guarda come l'hanno fatta in italiano. Arriva. Oggi il governo degli Stati Uniti può ascoltare tutto quello che dici. Sanno dove sei, sanno con chi stai parlando. Cioè, capito? Siamo passati da una voce di un uomo distrutto dalla vita, con la voce profonda, sporca di sigarette, cioè, capito? Naturale, a una voce di un ragazzo. Io così, a voce direi un ragazzo sui 20 anni. No, non ha assolutamente 20 anni questo doppiatore qui. Lo conosci, sicuramente tu figurati. Li conosco tutti, a me basta sentirli tossire per dirti chi sono. Vabbè. Però ecco, per dire, ovviamente il doppiatore è bravissimo. Sì, Semplicemente, secondo me, l'hanno scelto male per la certo. parte, non c'entra niente Ma con il personaggio. guarda, molte volte dipende da tanti fattori. Cioè, il direttore, la scelta delle voci, il cliente, i tempi, sono tanti i motivi per cui. Ti faccio un esempio particolare. Tu l'hai visto Sherlock? Sì, certo. Ok, c'è Cumberbatch che ha un vocione pauroso in originale, no? Certo. In italiano lo doppia Francesco Pezzulli, che è la voce di Leonardo DiCaprio, che non ha quel vocione lì. Però per le caratteristiche caratteriali, un po' un gioco di parole, per le caratteristiche caratteriali del personaggio, per come si muove, per come parla, per la velocità, per i termini che usa, Era forse l'unico che poteva fare la parte, come dici? doppiatore era perfetto. Ecco, non è stato scelto lì tanto il match vocale quanto le capacità attoriali. E Certo. comunque suona. Tu riesci a fare un paragone perché conosci la voce di Cumberbatch in originale, ma se non la conoscessi, Certo. non ti creeresti questo problema. A Quindi me fa ridere perché secondo me la voce delle persone determina anche il carattere delle persone in un certo senso. assolutamente. Cioè, non lo so, se tu cambi la voce, io riesco a interpretare anche diversamente la tua personalità, Sì, insomma, sì, tutta sì. la storia in un certo senso. Allora, ad esempio, di recente a me è capitato di sentire la voce originale perché non l'avevo mai sentita, di Al Pacino o di Robert De Niro. Sono Ok. completamente diverse da quelle con cui siamo. Sì. Ovviamente lui diciamo, ma è meglio l'originale perché sei abituato, capito? Però immagina da fare il passaggio contrario, sarebbe stato proprio un altro personaggio. Ma infatti al contrario è sempre strano, io lo dico, per esempio, io ho visto Friends doppiato
da ragazzino, no? Rai 2 e l'ho sempre visto in italiano, Friends. Vederlo in inglese, in originale, per quanto siano le loro voci, a me fa strano. Ma è come se domani arriva il tuo migliore amico che conosci da 20 anni e parla con un'altra voce. Ti suonerà strano. Che cazzo sei? È una questione di orecchio e di abitudine. Eh beh, certo. Ma lo stesso vale per dirti per l'effetto che ha fatto a me sentire la voce originale di Ted di How I Met Your Mother. Perché la voce italiana è di un ragazzo molto pulito, giovane, no? La voce in inglese invece è più da uomo. E l'effetto è completamente diverso, perché in italiano ti dà di un ragazzo un po' così, poco disadattato, diciamo, no? In inglese è un imbranato. Esatto. In inglese ti dà di un uomo, l'effetto che mi dava a me invece era di un uomo che cercava di darsi un contegno, però era imbranato. Però, capito, questo piccolo aspetto leggermente diverso del fatto che se lui parlava sembrava serio e poi non lo sai che invece nel privato era un coglione, no? Invece in italiano non che sembrasse un coglione per via della voce da coglione, perché no, semplicemente era la voce più da ragazzo, quindi automaticamente dava meno importanza, tra virgolette, al personaggio, perché poi facciamo questa associazione logica, e ti cambiava un pochino anche l'esperienza, secondo me, con la cosa. Sì, a volte può capitare questa cosa qui, indubbiamente. Comunque. Non è legge che il doppiaggio sia perfetto, nel senso. Però no, a parte questo. Sai, il doppiaggio sta molto anche... la cosa bella del doppiaggio è che può essere sia soggettivo che oggettivo. Per esempio, io doppio una cosa, a persona X non piace, a persona Y sì, perché a persona Y ho trasmesso una cosa e persona X, che ha una sensibilità diversa, non ha recepito quella stessa cosa che io volevo trasmettere. Ma oggettivamente nessuno dei due può dire non è stato bravo. Ah no, 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 in italiano no. Ma non perché sono io, certo. Proprio perché questo è un mestiere che se non lo sai fare non lo fai, e non te lo fanno fare. È talmente competitivo, immagino, che figurati se ti danno la possibilità di fare una cazzata o di... Capito, quindi a me quando arriva Tizio e dice ah, quel doppiatore fa schifo, è un cane, okay? Non lo puoi dire su una base... Lo puoi dire soggettivamente, perché a te non piace, perché a te non trasmette, perché la sua voce non è tipo... Puoi reputare al massimo, come l'ho detto io prima, che hanno scelto male... Puoi fare una valutazione sull'originale. Però eccetera, no, che eccetera, lui è sbagliato, cioè alla fine... È come dire Danny DeVito non ci stava nel ruolo di Schwarzenegger, per dirti. Capito. Ma non dici che Danny DeVito è un attore di merda, per dirti. No, infatti se tu prendi i gemelli sono tutti due. Me l'ho preso per quello. Comunque, che storia. Allora, il vero motivo per cui ti ho invitato qui oggi era per parlare anche del rapporto con i fan e di fan che si allargano. Perché ti è capitato delle volte di raccontarlo e è capitato anche a me, in realtà. Il discorso è un pochino particolare, perché non vorrei far passare il messaggio che noi non amiamo il contatto con le persone. Assolutamente no. Però, ecco, mi piacerebbe parlare. Ho utilizzato il discorso precedente giusto per non entrare a gamba tesa, che pareva che poi stavamo qua tra i rosiconi, la live con i rosiconi. No, no. Tipo, vabbè, l'hai detto un sacco di volte, è un sacco di piacere incontrare le persone. Certo, assolutamente. Però come ti è capitato sempre... anche di avere delle esperienze spiacevoli. Sì, perché alla fine sono tanti i fattori che vanno a intrecciarsi quando c'è l'incontro con un fan, no? O comunque con una persona che ti segue, che ha stima di te, eccetera, eccetera. E ovviamente a persona corrisponde comportamento diverso. Quelli che pensano che gli sia dovuto qualcosa... superano un limite, secondo me. Saltano una staccionata che non devono saltare. Tant'è vero che io dico sempre una cosa: io sono a disposizione di tutti, ma al servizio di nessuno. Perché se tu vieni da me educatamente, come andresti da chiunque altro che non conosci a chiedermi una cosa, una foto, quello che ti pare, io non ho nessun problema a dirti di no. Anzi, ti dovrebbe fare piacere, cioè, anzi, ovviamente. Esatto, mi fa piacere questa cosa, mi fa molto piacere. Ma se quel filtro che è lo schermo ti permette di credere che, dato che tu mi vedi tutti i giorni e io ho un certo comportamento, ti permette di pensare
che io e te siamo amici e tu ti puoi prendere tutta la confidenza di questo mondo, arrivandomi dal nulla magari, ed è capitato, che io sto passeggiando, sono al parco, al centro commerciale con la mia ragazza, quello che è, e mi arriva una pacca sulla spalla. Oh, Merlubar! E io te la do pure io poi la pacca, perché capisci che non è, cioè non lo apprezzo un comportamento del genere. Se mi fermi e mi dici Mori, ma se sì, certo, sai quante volte, ma anche volentieri, però ci sono dei limiti che tu mi vedi tutti i giorni, tu mi vedi nei video, tu mi vedi da 3 anni, io non t'ho mai visto, io non ti conosco, io non so chi sei. Che questo perché? È un aspetto, cioè, sono due aspetti della stessa medaglia, nel senso è bellissimo perché da un certo punto di vista ti fa capire veramente il tipo di bel rapporto che si viene a creare, perché alla fine tu sei entrato nella vita di persone e loro ti considerano un amico a pelle, non tanto perché tu lo sia, perché non ti hanno mai conosciuto, ma perché tu sei nelle loro vite e in qualche modo erano interessati ai tuoi fatti e ti hanno seguito esattamente come si fa con un amico, quindi si crea questo rapporto. Il problema è che poi ci si dimentica che poi effettivamente sia questo aspetto. A me è successa una cosa molto simile. Quando ho incontrato Zachary Levi, che ho doppiato in Shazam, no? Io lo doppio in Shazam, lo doppio anche in Mrs. Maisel, una serie di Amazon. Quando l'ho incontrato di persona, io l'avevo finito di doppiare 2 settimane prima. Hai l'impressione di conoscerlo perfettamente. Per me era un collega, un amico, un fratello, però ovviamente per forza di cose, io gliel'ho anche detto, gli ho detto guarda, scusami se ti sembro eccessivamente confidenziale, perché per me, io ti ho visto per 8 giorni di fila, tutti i giorni dalla mattina alla sera, quindi per me sei un collega... però non è che è andato lì, oh bella fratello come stai, oh, tutto a posto, cioè minimo, poi non siamo tutti uguali, non tutti reagiamo allo stesso modo magari, e poi a me l'invadenza mette ansia sinceramente, quindi sì, non la ritengo un giusto approccio. Se hai il giusto approccio con me, io ti do tutto. No, beh, sì, penso che sia normalissimo. A me è successo un po' di volte, ad esempio. Cioè, chi è stato ai miei spettacoli lo sa perfettamente. Io dopo gli spettacoli possono essere anche 600-700 persone, mi fermo e parlo con tutti, faccio una foto con tutti. Cioè, non... anche se sono morto, perché casomai ho parlato per 2 ore e sto per farmi altre 2 ore di fila. Però non me ne frega niente, mi fa tantissimo piacere. E più che altro mi è capitato delle volte, ad esempio, in cui tipo stavo facendo questa roba qua, mi si avvicina una persona e mi si è lanciata addosso, facendomi male anche, tra l'altro. Cioè, praticamente mettendomi proprio, abbracciandomi, saltandomi con le gambe addosso, e praticamente quasi facendomi cadere, con io che ero distrutto dopo 2 ore di spettacolo. Io tra l'altro non bevo, ho sto problema che non bevo mai, fin quando non ho finito tutto, quindi stavo proprio disidratato, morto dentro, qualsiasi cosa. Mi si è arrivata sta cosa, capì? E tu, io non sono uno che si incazza mai, però capito, un però, pochino, capito. Porca puttana, non gli ho detto niente, però capito. Ma sono veramente un pagliaccio per te, porca puttana, se ti viene in mente di fare una cosa del genere. Quello che mi ha fatto un po'... Perché, ti ripeto, a me cazzo se fa piacere, mi fermi per la strada e mi fa piacere. Poi ci sta sempre, certo, il momento in cui stai girato di cazzo e i tuoi problemi. Mi è successo una volta, ad esempio, ho già raccontato questa storia, che stavo sul treno, era morto mio nonno, io stavo in lacrime. Minchia. Avevo gli occhiali da sole, stavo così distrutto, mi si è avvicinato uno, ciao, sei Barba Scura, che voleva parlare. Però ti giuro che, cioè, io non ho fatto finta di non sentirlo. Lui se ne sarà tornato a casa pensando, ma Barba Scura è un pezzo di merda. Certo, pezzo di merda. Però, capito? No, questa è una cosa importante che a volte gli altri non valutano, che noi comunque abbiamo una vita privata. Sì, mi è successo delle volte, però ti devo dire la verità, io non mi sono mai lamentato di nessuno, perché ho avuto l'impressione che comunque la mia community sia molto, anche, non lo so, educata, non lo so, bella. Non mi è mai capitato di avere delle brutte esperienze, fino a un episodio in particolare, di cui adesso ti vado a raccontare. Però prima dal vivo. Questo episodio dal vivo è questo episodio che mi racconti. Il più dal vivo di tutti, oserei dire. Ah, ok. Sto parlando del Lucca Comics. Ah, vabbè, figurati, io a Lucca ci vado dal 2002 ogni anno, da quando avevo 16 anni che ci andavo in cosplay, quindi immagina tu. Ma sì, ok. Ma no, sì, temo che sia stata tipo una delle esperienze peggiori della mia vita da quel punto di vista. Dimmi. No, vabbè, scusami. Che no, dimmi, nulla.
No, quindi che cosa è successo? Là, io lì stavo presentando il fumetto che avevo scritto. E sì, quindi ho fatto il firmacopie del fumetto. Dalla mattina, certo, fino alla sera. Giusto. Pensa che, visto che c'era una fila enorme, immensa, di persone, sempre, io ho saltato per questi 3 giorni il pranzo. Sì, ti capisco. E sono andato a pisciare una volta. Luca è molto impegnativa. Eh sì, perché... Non perché, cioè, perché non mi, cioè, mi dicevano: ma no, prenditi un'ora di pausa. Ma porca puttana, stavano le persone in fila. E mi sentivo un coglione, mi sentivo un bastardo. Per di più, la nostra fila era paragonabile a quella di Zero Calcare, no? E tu dici: ma cazzo, c'è gente che sta facendo la fila? Certo. A me, piuttosto. Io che sono super fan di Zero Calcare, faccio sempre il confronto e dico: no, vabbè, se uno si è fatta la fila per me, non per Zero Calcare, o è pazzo, oppure ci tiene tanto. Allora ho detto: no, mi sono messo e non mi sono mosso da là. Mi dicevano: ma no, vai a mangiare. No, no, un cazzo, sono stato là tutta la giornata. Quindi, finito io là, ero distrutto, devastato, no? Ci l'unica cosa che volevo fare benissimo era andarmi a prendere una birra con gli amici, rilassarmi, eccetera, eccetera. E ovviamente, vabbè, lì non puoi muoverti, perché come ti muovi trovi altre persone che ti vengono a braccare. Sì. Oh, la madre di Draghi, ciao. Io giro mascherato a Lucca, quindi... Io ho provato, però ho sbagliato maschera, quest'anno stavo morendo soffocato. La maschera di un panda, no, non si vedeva niente. Una cosa orribile. Vabbè, e comunque che succede? Venivo fermato continuamente, vabbè, però a me fa piacere. E capisco, sì, anche, va bene, io ero, ho detto a tutti quanti, se volete incontrarmi venite lì. Facciamo firmacopie, facciamo auto, facciamo quello che vi pare, però venite lì. Perché poi, capito, a un certo punto pure io ci capisco più in casa, ho bisogno di andare. Anche perché cosa succede? Cosa succede? In questi contesti come Lucca, come comunque sono le fiere del fumetto, non è come quando vai in giro per la città. C'è la concentrazione del tuo pubblico, ovvero delle persone che seguono il mondo nerd, il mondo di YouTube, di Twitch e di tutto quello che è cultura pop, no? Quindi si ritrovano tutti lì. Certo. Non è che dici chissà se uno mi ferma, no, perché se ti ferma uno è la fine. Se sì, tu sì, non sì, sei sì, così, sì, perché poi si accumulano. E infatti io l'avevo imparata a mia spese questa roba e certo, dicevo: e tu che fai? La foto con 2 sì e con 3 no? Esatto. Nel momento in cui tu ti fermi per farti la fotografia con una persona, si crea la fila, il firmacopie in mezzo al firmacopie. E sì, era un disastro. Quindi vabbè, io in sostanza, insomma, me ne sono andato. Però c'era quella piazza, come si chiama? La piazza di Lucca, quella dove si incontrano tutti quanti generalmente. Quella con il gazebo grande o quella dove c'è sempre l'esposizione di Warner Bros? Penso che sia quello con tutti i gazebo, i locali dove si va. Vabbè, insomma, tu dici in Piazza Anfiteatro? Eh sì, esatto, Piazza Anfiteatro. Quindi sono andato lì in Piazza Anfiteatro allora, tanto per iniziare, due sono stati gli episodi che secondo me, anzi tre, devo dire, i più brutti della mia vita successi là. Perché io arrivavo da questi 3 giorni distrutto completamente, consapevole che non avevo più un'anima, perché ero completamente morto dentro, e volevo soltanto sedermi e prendermi una birra con i miei amici che mi stavano aspettando da tutta la giornata e con cui non riuscivo comunque a parlare, perché non si può, capito? Allora, che succede? Uno, sto passeggiando, un tizio mi vede e urla da in mezzo alla folla, ma lui stava lontano: barba scura, barba scura. E io ero... Quando urlano il mio nome mi incazzo come un treno. Perché uno è veramente poco... No, quello mi dà veramente fastidio. Quando qualcuno urla il mio nome, a me dà veramente fastidio. Ma tanto. E quindi, insomma, stavo così e io faccio... Vabbè, non sapevo che fare, mi fermo comunque. Questo qua viene e mi fa un discorso in 2 secondi del tipo: oh, ciao pezzo di merda, bastardo, sei un figlio di puttana. Comunque sappi, dai, facciamoci la foto che ti seguo dall'inizio, sei proprio un bastardo. E comincia a insultarmi, cose che non posso dire qua su Twitch. Ma pesantemente... Però, secondo lui, era una cosa bella. Io stavo con le persone, stavo distrutto, stavo andando a mangiare. Ah, vieni qua, pazzo di merda! Io mi ero fermato, ero stanco morto, non volevo fermarmi. Mi sono girato e me ne sono andato. Lui, alle mie spalle, ha continuato ad urlare per mezz'ora. Ah, sei un faccia di culo, faccia di merda, lo sapevo che sei uno... Capito? È una. Due, l'altra cosa proprio brutta che mi è successo è che stavo con Boban, stava con la moglie e con la bambina piccola che ha, penso, 2 anni, stava dormendo finalmente. Sì. No? Allora, che succede? Succede che praticamente stiamo finalmente seduti, finalmente ho questa birra, ti giuro, non sono riuscito a scambiare una parola con i miei amici, una parola. Ci sediamo, finalmente stiamo là con la birra, a un certo punto un tizio urla: barba scura, che fa? Scavalca
le sedie, salta sui tavoli, scansa con arroganza e fortissimamente la figlia di Boban nel carrozzino che stava dormendo, che inizia di nuovo a piangere, si risveglia, si butta ai miei piedi, mi abbraccia le gambe e inizia ad urlare cose del tipo i panda fanno schifo, i koala fanno schifo, eccetera eccetera, in mezzo alla folla. Questi sono dei disagiati mentali. E io vedevo negli occhi dei miei amici il disagio, la disperazione, la... E io ero in... mi sentivo una merda, mi sentivo in colpa con loro, capito? Perché quello era il momento in cui dovevamo... e capito? E io ero così, non sapevo che cazzo fare, ed ero devastato. E poi, dopo di questo qua, siamo messi a passeggiare. È successo che ovviamente mi si avvicinavano ogni due secondi delle persone. Certo. Okay. E quindi, vabbè, io ho cominciato a fare, devo scappare, scusami, non posso fermarmi, eccetera, eccetera. Una mamma si è avvicinata con tre bambini. Dai, almeno per i tre figli! Ho detto sì, capito, ma signora, no? Ho capito. Loro sono... ho capito. Però le giuro, sto male, eccetera. E a un certo punto ho avuto una sensazione bruttissima. Perché mi sono sentito come un Pokémon. Oh sì. Hai presente, sì, lo capisco, la gente che va a caccia di Pokémon? Non gliene fregava un cazzo di chi io fossi, non gliene fregava un cazzo di come io. Volevano catturare il Pokémon che hanno trovato sì, per strada. Hanno quella, non hanno quella soglia di concezione del fatto, come ti dicevo prima, che siamo persone. Sì. Capito? Non ce l'hanno. E poi molte volte i peggiori ritengo che siano dei... I peggiori sono quelli che hanno i bambini e vogliono che il figlio si faccia la foto con te, quando loro non hanno idea di chi tu sia, e i bambini ancora meno. Però vedono che tutti si successo. Fanno la foto e vogliono far fare la foto al bimbo. Io una volta, quando facevo ancora cotto e frullato, quindi ero molto meno edulcorato di adesso, ero proprio sboccatissimo. Eh beh, certo. Venne una signora da me, mio figlio ha 10 anni, guarda tutti i tuoi video. Ho fatto, signora, io a mio figlio di 10 anni non gli farei vedere manco un video, che cazzo di genitore è lei? Gli hai rovinato la vita. Sì, gli ho detto, signora, ma io a mio figlio di 10 anni non li farei mai vedere in video di cotto e frullato. Ma che fa? Ma è scema. Vabbè, quello che dovevi dire anch'io per i video di scienza brutta. No, io avvenimenti brutti che io ricordi, ne ho uno brutto dove proprio ho risposto male. È successo a Palermo nel 2016. Io molto spesso presento le gare cosplay, no? Con Luca, certo, Luca, certo. Comics, presento Catania, Palermo, molte fiere. Ero a Palermo nel 2016 ed ero dietro le quinte del palco, che col mio copresentatore Luca, io presento da 10 anni con lui, stavamo scrivendo il testo di una canzone, no? Che era Urlando contro il cielo, ma reinterpretata al cosplay. Ok. Quindi stavamo scrivendo e stavamo facendo le prove, chi doveva cantare cosa, il pezzo, eccetera. Arriva questo ragazzo, quindi non dello staff, che apre la porta delle quinte e mi fa, dai Merluzzo, facciamoci una foto. Io gli ho detto, scusami un attimo. Chi cazzo sei? No, io ho detto, guarda, scusami, finisco di fare le prove e ce la facciamo, non ti preoccupare. No, dai, facciamoci la foto, lo so che ti vuoi fare la foto con me. Ho detto, sì, me la faccio, ma per favore, fammi finire. No, è quello, per quello ti ho detto, chi cazzo sei? Sembra che tu vuoi farti la foto con lui. Sì, ma io là, dopo due volte, io non c'ho gentile... Io non c'ho il mezzo. La prima volta ti rispondo 5. La seconda volta ti rispondo 8. La terza volta 621. Nel senso che è stato proprio sì, aspetta. No, dai, muoviti, che so che te la vuoi fare. Per favore, finisco le prove e la facciamo. Sì, vabbè, dai, che me ne frega, muoviti. Vattene a fare in culo. È diventato, il per favore aspetta è diventato, senti, vattene a fare in culo e non rompere i coglioni, che io sto lavorando. Ah, come sei permaloso. Ho detto, vaffanculo un'altra volta allora. Quello è stato un evento che mi ha fatto arrabbiare, mentre ce n'è stato uno che mi ha dato molto fastidio. Ero al Napoli Comic Con, mentre io stavo mangiando, Un ragazzo anche a me. In nascosto si è venuto a sedere vicino a me. Azzo. E la sua ragazza è corsa davanti per fare la foto. Io ho ovviamente messo la mano e gli ho detto, uno, sto mangiando, due, me lo chiedi, vabbè. Tre, sto mangiando. Quindi ho detto, se vuoi la foto con me,
ti levi dal cazzo, mi fai finire di mangiare, per favore, e poi te la vengo a chiedere io la foto. Ma per favore, fammi finire di mangiare. Ah no, ma io stavo scherzando, non mi hai fatto mai fare un cazzo, io non ti conosco, non so chi sei, la prima volta che vedo la tua faccia, perché mi rompo i coglioni mentre mangio. Oh, si è alzato, se ne sono andati, io ho finito di mangiare, ho preso il caffè, sono andato al tavolo da loro e gli ho detto, facciamocela. E ce la siamo fatta. Ma che tu devi venire a invadere, a entrare a gamba tesa. Stavo chiedendo, Mauri, perché mangi due volte? Io mangio 5-6 volte. Sì. Poi soprattutto se mentre io sto mangiando, guarda, veramente diventa proprio l'ultima cosa da fare. Aspetta che la mia ragazza se ne ricorda una. Ah, se ne ricorda una. Sì. A Luca. Mi ha tirata fuori un'altra. Pesante. Sì, questa l'ultimo Luca. All'ultimo Luca. Ero andato a trovare, grazie amore, ero andato a trovare Bandai, ai ragazzi di Bandai, dello staff di Bandai. Stavo uscendo e sta donna lancia il figlio contro di me, praticamente, tipo trappola dei Ghostbusters. Me lo lancia. Sì. Mi lancia adesso il figlio, è tuo, addosso, adottalo. Me lo lancia e cerca di fare una foto. Ok. E io ho detto, signora, se me lo chiedeva dicevo di sì. Adesso che cazzo di foto le è venuta? Del figlio che vola, io girato. Ah, vabbè, allora rifaccia. No, devo andare via. Con la fiamma dentro. Allora, il problema è c'hanno questo. C'hanno questa... Ti salutano, amore, nella chat. C'hanno questo patema d'animo. C'hanno stanza di doverti... Come dicevi tu, avevi ragione. Del Pokémon da catturare. È stata una sensazione orribile, perché io ero proprio, ti giuro, stavo impazzendo in quel momento, perché io mi giravo e ogni dove vedevo, ti giuro, c'è stato un momento in cui io stavo parlando con i miei amici, loro sono stati scacciati, non li ho persi, non so che fine abbiano fatto. Sì, se vedete qua una chiazza di acqua e mi ero fatto la doccia, quindi quando faccio così con l'orecchino mi rimane dentro. Ah, ti cade l'acqua, a me sì. Goccio ogni tanto la barba, no. La barba a me, dato che l'orecchino è cavo, c'è l'acqua dentro, ah. Adesso ho fatto così ed è cascata l'acqua. Quindi praticamente, che stavo dicendo, sì, i miei amici erano stati spinti lontani, non so dove erano finiti. Quindi, capito, io non sono riuscito a parlare. Sapevo che loro si stavano innervosendo la situazione, non l'avrebbero mai detto. Però ovviamente non è bello che ti vengo a trovare per salutarti, capito, insomma, non riesco mai. Sì, no, ovvio, certo. E poi in questo qua io ero circondato da persone che mi chiedevano cose, ma io mi giravo, hai presente i film dove c'hai il grandangolare che fa così e tu c'hai le facce delle persone che ti guardano? Era uguale, io mi giravo così, mi sono girato così, avevo le facce delle persone in faccia che mi chiedevano cose, io non li stavo più sentendo, ero in panico in quel momento, ero diventato un animale selvaggio, lasciatemi stare Cristo, sì, ti però capisco. Ragazzi, io ci tengo a precisare una cosa, a sottolinearla sempre di più, a me incontrare le persone fa piacere, anche incontrare quelli, sì, che si comportano in maniera un po', sì, bizzarra, che sono un po' impacciati, che sono un po' timidi, che sono eccetera, che vengono in 10, in 4, in 3, che fanno cose, mi chiedono, mi fa sempre piacere. Vi sto raccontando queste cose perché vi giuro, incontro tante. Sì, sono quando cose sporadiche, eh. Cioè, ne in un mese a me capitava tre... di incontrare milioni di persone, altro poco. Ne abbiamo raccontate tre su migliaia, cioè sono pochissime. Ci tengo a precisarlo perché non vorrei mai che qualcuno si sentisse intimorito nel vederci per strada e avvicinarsi, perché è la cosa che più dai, no. Ammetto che io ho questa grande fortuna, nel senso che la gente mi scrive, mi dice, Mauri, oggi ti ho visto, ma non ti volevo disturbare perché mi inquietavi un po'. Io ho la fortuna di inquietare la gente. Io ho la fortuna di inquietare la gente. Ok. Ho letto una cosa nella tua chat, se mi permetti, che vorrei leggere. Oh, ciao al trono del Muori. Ciao. Mi sta regalando un abbonamento. C'è un ragazzo che dice, io quella volta che ho incontrato Maurizio ho fatto una gaffa per la quale ancora vorrei sotterrarmi. Io vorrei sapere che gaffa ha fatto questo. Vabbè, aspetta, che nella mente delle persone io ho visto che a volte mi arrivano delle scuse per cose che non... Cioè, scusami se ero... Ma non hai fatto niente, scusami. No. Se, allora, scusa se ti ho detto, ma ti ho detto ciao, no. Va bene. No, ragazzi, veramente, tranquilli, amiconi, tutto bellissimo. Noi stiamo citando giusto questi casi perché, insomma, per me quello è stato
un piccolo trauma, ma specifico, che è successo proprio in quel determinato contesto, con quella determinata persona, ma chiunque altro, non esiste proprio che esista il problema, o cioè non vi fate nessun problema. No, ci mancherebbe altro. Tra l'altro a me è successo un sacco di volte di incontrare delle persone un pochino troppo timide, però non sì. le reputo una brutta no, esperienza, lì, la reputo... Lì anzi... Lei dicevo, la reputo soltanto una cosa, diciamo, simpatica che è successa. Anzi, se voi siete troppo timidi, non lo siate, perché anzi, ci sono delle situazioni in cui si crea imbarazzo mutuo, reciproco, e non c'è bisogno. Mi è capitato delle volte quasi... a me di avvicinarmi alle persone dicendo facciamoci sta fotografia, se stai tranquillo. Mi è capitato. Gente nascosta dietro i libri a spiarti per 30 minuti, tu lo sai che stai là, a un certo punto ti avvicini e dici ok, senti, facciamoci la fotografia, non ti preoccupare. Minimo ti dice no, in realtà non stavo guardando te. Ah no, l'ha detto la gaffa che ha fatto. Ti ho chiesto quando sarebbe uscito. Io leggo. Sì, vai pure. Nel senso che correggo la grammatica mentre leggo, perché sono stronzo su questa cosa. Ti ho chiesto quando sarebbe uscito il film di Cotto e Frullato, quando già era uscito da un mese. Purtroppo ti seguivo da un mese e non sapevo nulla. Mi hai tipo guardato malissimo. No, io non guardo male le persone, io inquieto. Ma è automatico, è il mio sguardo normale. Lui ha lo sguardo inquietante, tra i superpoteri. Voi partite sempre dal presupposto, come andate sul sicuro, partite sempre dal presupposto che io vi odio. Se mi dite ciao, già io vi amo, già cambia. Però, funziona. Pensate come se io vi odiassi. No, sul discorso della... Sto scherzando, ragazzi. Sul discorso della timidezza che facevi prima, è quasi più facile gestire una persona molto invadente che una molto timida. Sì. Perché quella invadente la prendi di petto e dici, oh, calmati, ciccio. Ma quella molto timida, invece, è difficile da gestire, perché non sai se essere tu in quel momento ad esagerare. Certo. Ah, la Marta Barta mi scrive, Barbascura, ti ho regalato io il quadro di Vincenzo che hai in bagno. Grazie mille. Se non ero, me l'avevi portato uno spettacolo proprio. Mi ha regalato un piccolo quadretto con Vincenzo il tardigrado, l'ho messo... I colori erano molto acquatici, quindi l'ho messo vicino al bar. Sì, a me ad esempio di quelli timidi ce ne sono stati un sacco, da persone che... Allora, il caso più eclatante, che detto così potrebbe sembrare inquietante, però faceva troppo ridere nel contesto. È successo che io stavo camminando con una persona a Bologna, ed ero in periferia lontanissima a Bologna, dopo che mi ero fatto una giornata di passeggiata. Quindi ero passato dal centro, eccetera, eccetera. C'è una persona che mi corre davanti e mi fa: senti, scusa, non ce la faccio più, ti sto seguendo da 2 ore, c'ho il fiatone e stavo cercando un modo per passarti davanti e fare il caso che ti avessi incontrato per sbaglio, però nulla, in realtà non ce la faccio più, quindi siamo molto lontani da casa, quindi posso farmi una fotografia. Ho fatto: ma da dove mi stai seguendo? Da Piazza Maggiore. Io ero tipo dall'altra parte di Bologna, lui mi ha seguito per tutta Bologna. Sì, ma ragazzi, non ve lo fate. Senti, quasi a me ha fatto ridere, capito, però... poi. Minchia, io ero rammaricato, ho detto: che cosa posso fare? Posso darti dei soldi? Ti pago il taxi. Taxi. Cosa posso fare? Mio Dio. A volte ci sono questi che sono talmente timidi che ti fanno quasi sentire in colpa. È vero. Sì. Boh, a te ti è capitata una cosa del genere? Tipo mi ricordo che una volta avevi raccontato delle persone che ti guardavano al bar. Che tu stavi seduto e no, c'erano... Beh, me ne è successa una assurda a me. L'estate scorsa, con Ambra, la mia ragazza, abbiamo preso la macchina da Roma. Chiamo Ren? Sì, beh, con Ambra. Mi piace, con Ambra. Se mi piace ricordare che abbiamo un legame affettivo. Sottolineiamolo, dai. No, io ci tengo, così. Abbiamo preso la macchina da Roma l'estate, siamo scesi, abbiamo fatto la Calabria... Siamo scesi lungo la Calabria, siamo preso questo traghetto, siamo girato la Sicilia e poi siamo risaliti su. A un bar di Catania, sembra un bar di Caracas, ma era un bar di Catania, ci fermiamo per pranzo. All'aperto, io ero super... si stava strabene, io amo Catania in una maniera invereconda proprio. Quindi eravamo fuori da questo bar, abbiamo preso un po' di pezzi di rosticceria da mangiare. Mangiavamo tranquilli, arancine, granite, brioche, tutto quanto. Passano di fianco a noi 2 ragazze. Le vedo passare, una delle due mi guarda e tirano dritto. Dopo un minuto
un minuto. Tornano, si mettono a sedere al tavolo accanto al nostro, ok? E parlano, e fanno le loro chiacchiere, parlano di quello che vogliono, non me ne frega niente di cosa parlano. Se non fosse che a un certo punto avviene una cosa che gli americani direbbero what the fuck, ma secondo me suona meglio in italiano, che è ma che cazzo fai? Una delle due, fai conto che io sono una delle due, no? Sì. Tu sei da questo lato e sei me. Prende il telefono e, e fa questo gesto così. Tu vedi esattamente il mio telefono. Ah beh, sei. È cerituso. Era il mio profilo Instagram. Vabbè, ok. Bellissimo, ok. E hanno continuato. E ero lì che mangiavo e li guardavo così. Guardavo Ambra e a voce alta facevo: ma è il mio profilo Instagram. Finché queste, ma dai, prima di noi, si sono alzate, hanno pagato e se ne sono andate. Lì non stai a pensare, forse sei timida, forse non ha avuto il coraggio. Cosa volevi? Perché mi hai spaccato in faccia il mio profilo Instagram. Che cazzo di problema? Dov'è il problema in quel caso? Cosa è successo? No, è vero, sono cose che ti inquietano, anche perché... Esatto, ma... cosa è successo? Questo è il Lynch. Capito? Questa è la domanda. Questo cosa è il Lynch. Cosa è successo? Perché? Sì. Catania diretto da Lynch con Maurizio Merluzzo. Ok. Sì, boh. Sì, sono quelle cose che lasciano abbastanza. Insomma, tu non sai cosa fare nel momento, no, in cui sta succedendo. A un non certo sai punto cosa fare, Ambra. Dopo. A un certo punto, Ambra, sai cosa ha detto? Ha detto: forse si sentono in imbarazzo perché ci sono io, che sono la tua ragazza, devo dire. Ogni tot che ti no. Forse sento un imbarazzo perché ci sono io. Fai così, vado in bagno, magari ti chiedono la foto, insomma. Sì, sì. Torna Ambra dal bagno, mi fa beh, e facciamo un cazzo. Queste sono rimaste là a indicare il mio profilo Instagram. Ma tu pensa, cioè loro non si sono rese conto che ti hanno rovinato la giornata. Perché secondo me tu non puoi tornare normale dopo gli succede una cosa del genere. Tu stai là a pensarci. E nel io ci penso ora. Aspetta, otto mesi. E nel mentre che sta succedendo, tu non riesci a rilassarti. Tu puoi anche pensare, ok, mi concentro sul mio cornetto, mi concentro sul caffè, mi concentro sullo spirito. Non ce la fai, capito? Perché te li senti gli occhi addosso. Te lo senti che quel profilo Instagram ti sta guardando. Sì, ma io non ho ancora un perché a tutto ciò. Non sono mai stato contattato successivamente, come a volte succede. Ciao Maurizio, ti ho visto oggi lì, ma non volevo disturbarti. Capita. Ciao Maurizio, ti ho visto lì, però mi sei sfuggito. Ti ho visto, però eri al telefono. Capitano queste cose. Certo, certo. Ma che mi scrive? Ti ho visto, però mi sono spulciato il tuo Instagram e poi mi sono levato dal cazzo. No, manco troppo a sapere. Ma... Dice, c'è un problema di fondo. Stanno cercando di prenderti l'identità, stanno cercando di capire dove abitassi, sì, dove stessi in albergo. Cercando di capire dalla tua fisico, dalla tua faccia, perché tu fossi così. Ma se famoso. Hai un dubbio, vieni da me. Mi fai, ma sei tu? Sì. Ah, ciao. Ma non... Vabbè. Una persona ha scritto: Giuseppe Negri. Devo dire che ho avuto la fortuna di intervistare e parlare con Maurizio e non capisco la gente che lo attacca o lo definisce permaloso e scontroso. Perché probabilmente tu hai avuto la possibilità di parlarci. Quello è il fatto. Cioè, se tu non arrivi a parlarci, magari ti fai intimorire e lo consigli diversamente. A me è successa anche una cosa strana, altrettanto strana, che mi ha fatto sentire un Pokémon, no? C'è questa persona che mi ha incontrato per strada e mi fa: Tu sei... Aspetta, com'è che ti chiami? Aspetta. Sì, lo so. Tu fai la roba su Instagram, su cosa? Aspetta. Sì, aspetta, ti giuro, lo so come ti chiamavi. Barbarossa, vero? Cioè, Luca. Io non ti seguo, però ti conosco. Ci facciamo una fotografia.
Io ero stato là abbastanza perplesso. Cioè, lì mi è scappato, perché era uno di quei giorni dove ero particolarmente allegro. Io quando sono allegro sono, me la prendo anche nella, cioè, chiacchiero anche con le persone molto sì, sì, ma personale. Gli ho fatto: ma scusa, ma se non sai chi cazzo so, ma che cazzo te ne fai la fotografia? No, ma giuro che io ti sapevo chi sei. Cioè, ma... Vabbè, facciamoci la fotografia. Beh, mi hai fatto venire in mente una frase che dico spesso quando la gente, un gruppo di ragazzi si fa la foto e nel gruppo c'è quello che dice: oh, io non so chi cazzo sei, però me la faccio lo stesso. Vabbè, sì, ci sta. Presente, ci no? Sta. Io è gli simpatico, rispondo sempre, logicamente. Sì, sì, ci sta. Io gli rispondo sempre: guarda, spero di starti sul cazzo. Spero che quando poi scopri chi sono, così, okay. Spero che quando poi scopri chi sono, ti sto sul cazzo e dici: ma ho perso tempo a fare la foto con lui, con quel pezzo di merda. E invece, ovviamente, dicendo questo, molte volte gente mi ha scritto: ah, ora ti conosco, so chi sei, ti seguo. Grazie, ma lo dico in modo scherzoso. No, sì, è successo anche a me spesso, però è simpatico. Senti, per quanto riguarda invece i regali che ti hanno fatto i fan, qual è la cosa più strana che ti abbiano mai regalato o ti abbiano chiesto di fare? Allora, la cosa più strana che mi hanno mai regalato è stata una busta di insalata. Ok, ammetto che è strana. Perché poi c'è una cosa che io amo invece, che sono i disegni. Quelli li conservo, okay. Ho proprio una cartellina con tutti i disegni che mi hanno fatto i fan. Quella, adoro i disegni, le fan art, tutte queste cose qui. Ce le ho tutte conservate, tutte. Più strana sicuramente la busta di insalata. Una busta di insalata. Allora, io ho ricevuto una cosa molto strana, in realtà, ora che mi hai fatto pensare, non era quello che avrei detto. Mi è venuto in mente la cosa più assurda e più bella allo stesso tempo che mi è mai stata regalata da un fan. Ce l'ho a casa, mi dai un secondo? Certo, faccela vedere. Cioè, faccela vedere. Il regalo, ragazzi, su via. Vediamo... Oh, io non so come avete fatto a non prendere a pugni sulle gengive sta gente. Ma no, ma cioè, il problema è questo, ragazzi. Voglio che sia chiaro il discorso, che è una cosa che è successa veramente sporadicamente. Però quando è successa ci sono... Ma certo, lo so chi te l'ha fatto, Giorgio... come si chiama? Me l'ha fatto uno pure a me. Cioè, bellissimo. È fantastica questa cosa. È bellissimo. Stupendo, stupendo. Ma tu mi senti, Mauri? Sì, sì, ti sento dalle cuffie. Non te lo... Si chiama Giorgio qualcosa, quello... Si chiama, te lo dico subito. Che fa proprio... Giorgio Gregori. Esatto, me ne ha fatto uno pure a me. Però a me ha fatto la casa di Merlino. Lo rimetto a posto e torno. Vai, vai. Bellissimo, è vero. Quel ragazzo mi ha fatto a me la miniatura del set della casa di Mago Merlino. Che è una figata. Gliel'ho chiesto io perché, dato che mi stavo trasferendo sempre in quel periodo, quindi la parola chiave era Igitus Figitus. Stavo dicendo, Mauri, la stessa persona mi ha fatto a me anche un diorama, così si chiama. Sì, no? Sì, diorama. E gli ho chiesto di farmi la casa di Mago Merlino, la scena Igitus Figitus, dove metti i libri dentro la borsa. Che bello. Perché mi stavo trasferendo tutti i cazzo di giorni in quel periodo. E quindi ho detto, fammi... ce l'ho conservato. È bellissimo. Bellissimo. Stupendo. No, comunque, mi è fatto venire in mente un regalo molto strano, che tra l'altro l'ho fatto vedere in un video proprio in Sicilia, me l'avevano portato. E mi avevano portato questa busta con dentro delle cose senza senso. Assolutamente, okay. Senza senso. Allora, adesso te lo vado a far vedere, perché secondo me è difficile da spiegare il livello di disagio. Comunque, un'altra delle cose, tanto ti racconto questa, proprio assurde, che mi è capitato di ricevere, cioè, o meglio, lo reputo un regalo, è questo ragazzo che è venuto da me a dire: ti voglio regalare un'esperienza di vita. Fantastico. Lui si sta facendo crescere i dread da 10 anni. Tu avrai l'onore di tagliarglielo. Di tagliarne uno. L'altro si stava dicendo: no, no, dai, se dicevi sì me lo faccio tagliare, perché pensava dicessi no. Ho detto sì immediatamente, non ci ho pensato un secondo. E lui era spaventatissimo. Quindi mi hanno dato le forbici, sono andate a prenderle e io gli ho tagliato un dread. Lo so, può apparire una cosa stronza e bastarda, però ti assicuro che è stata una meravigliosa esperienza di vita. No, tu arrivi a me a dirmi una cosa del genere, mo lo fai. Eh no, infatti, cioè. Allora, fantastico.
Ti faccio vedere, ecco, l'ho trovato. A parte che proprio in questa esperienza mi avevano regalato, in questo viaggio mi avevano regalato il pene di un koala. Fatto in... te lo faccio vedere qua, aspetta. Ti hanno regalato il pene di un koala? Non vero, ovviamente. Ah, ok. Sarebbe stato bellissimo se fosse stato vero. Però mi hanno regalato il... vedi questo qua? Questo è un pene di koala fatto in... come si dice? Stampa 3D? In stampa 3D. Esatto. Hanno stampato il pene di un koala. Ma il koala è bipene? C'ha un pene come una fionda. Dato che avevo fatto il video dove raccontavo dei koala e raccontavo che c'aveva questa fionda di carne come pisello. Siccome la signorina Ambra, la mia ragazza, il cognome della mia ragazza, è biologa, subito sì. È intervenuta sottolineando che è scientificamente accurato. Eccetera, eccetera. È bellissimo, come puoi vedere me l'hanno regalato, avevo parlato proprio del pene del koala, quindi serviva. Però adesso ti voglio far vedere il regalo che mi hanno fatto in questa occasione, che secondo me passerà alla storia come il più disagiato regalo che abbiamo ricevuto. L'idolo che me lo ha portato ci ha messo 3 giorni a farlo. Questa fionda di... perché obiettivamente è una delle cose più belle che ecco, arriva portato adesso. Altre cose, però la cosa più assurda è sto pacco, questo qui. Adesso vi faccio vedere cosa ho trovato dentro, perché sono... perplesso, sono molto perplesso. Ecco, a parte che ho trovato dentro delle agende, un'agenda del 2017 e un'agendina usata. Questo. C'è. Dei cavi. Una pecorella fatta con un masso. Una busta della Conad piena di cose, tra cui questo. Ecco, questa è la cosa che mi ha lasciato maggiormente perplesso. Sono delle carte siciliane, ma con dentro dei fazzoletti. Ok. E poi ci stanno... è una canotta, spero non usata. Sì. Sì. Grazie. Perché? Non lo so. E io me lo sto ancora chiedendo. Allora, ragazzi, se state vedendo questa cosa, vi prego, non lo fate mai più. Cioè, è stata un'esperienza unica, ve lo giuro, un'esperienza mistica. Soprattutto quando ho scoperto che dentro c'era una canottiera e che il colore non era propriamente bianco limpido. Quindi lasciava intendere che era una canottiera con una certa storia. Mamma mia. Però, ecco, se volete regalare qualcosa a qualcuno, vi prego, non andate in cantina raccogliendo tutta la merda che state per buttare. A me prevalentemente nel corso degli anni hanno regalato cibo, comunque. Cibo, sì, taralli, vabbè, a me, insomma, ho fatto una scorta in un periodo dove praticamente dormivo sui taralli, cioè il letto di taralli. No, però devo dire che mi hanno regalato delle cose pazzesche. Mo' io ti ho fatto vedere la cosa più assurda, però ci sono dei regali che mi hanno fatto incredibili, un sacco di sculture, bandiere. A me regalano un sacco i pop, perché io colleziono i pop, presente, bello. Dei personaggi che ho doppiato. Quindi me ne capita spesso, infatti ho doppioni, triploni, perché beh, ci sta, me li regalano, però sono carini. Figata, quello è bello. Sì, e, sì, sì. E invece come la vivi l'esperienza di dover andare a una fiera del fumetto? Perché c'era un'occasione in cui tu hai raccontato che prima ci andavi sempre, perché ovviamente è una grande tua passione, l'amavi e sì, lo sempre. Vivi bene. Però da un po' di tempo le stai quasi evitando per una serie di ragioni. Le ragioni sono nel senso, se io vado come ospite a una fiera del fumetto... sono lì per, insomma, sono stato chiamato, c'è un accordo con la fiera e quindi ho i miei panel, ho i miei incontri, parlo di doppiaggio, parlo di YouTube, parlo del web, eccetera, eccetera. Ma andare come visitatore a una fiera del fumetto per me è impossibile, per il discorso di cui parlavamo prima. Non riesci a godertela alla fine? No, non... sono riuscito l'ultimo Lucca Comics il mercoledì. Perché c'era poca gente e stavo con la sciarpa intorno alla faccia e gli occhiali da sole sopra, sembravo una mummia. Però è stato l'unica fiera dopo anni che sono riuscito a farmi un giro, perché se provo a... ovviamente mi fermo. Certo, certo. Io, il punto è che io se vedo che la gente mi segue e mi comincia a puntare e a fare questo bam, 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 a me viene l'ansia. No, io vado in ansia. Eravamo a Etna Comics l'anno scorso con Ambra, la mia ragazza. È la tua ragazza? Sì, credo di sì. Ok. E a un certo punto ho detto, amore, andiamo a fare un giro. Quanto abbiamo fatto?
100 metri, l'ho guardato, ho fatto torniamo, torniamo. Sì, no, 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 solo, solo. Non ce la faccio, non ce la faccio, mi sento male. Perché mi sento male a dire di no alla gente. No, uguale, identico. A parte quindi che, no, ti ho detto, a me dico, fa piacere. Però è vero anche che a un certo punto tu casomai vuoi farti veramente una passeggiata, hai bisogno casomai di... Sì, vuoi svagare, vuoi comprarti qualcosa. Siccome sono fan, se mi voglio comprare dei fumetti, mi voglio comprare una maglietta nerd, voglio andare a vedere i videogiochi, eccetera eccetera, non lo posso fare. Non lo posso, certo, più fare. Io sto cercando una fotografia perché devi sapere che a me è l'unica volta in cui sono riuscito a farmi davvero un giro per una feria del fumetto. Mi sono improvvisato un cosplay, sì, che era assolutamente perfetto, proprio per il fatto che era improvvisato. Cioè, nel senso, ho preso, dato che era brutto brutto, nessuno avrebbe mai pensato che fossi io. Era praticamente una busta della spesa che stava là nei paraggi e io ci avevo messo, ci avevo fatto i buchi e me l'ero messa in testa. Era soltanto questo. E ha funzionato da paura. No, non riesco a trovare la foto, mannaggia. Fantastica, però, e ho detto, sono l'uomo busta. Me la sono girata busta, così. E devo dire che funziona. Però sì, è vero, in effetti... allora, a me piacciono le file dei fumetti. Ovviamente però, cioè, limitatamente. Nel senso, io mi faccio una passeggiata di mezza giornata, dopodiché non ho più niente da fare, perché non è che ho proprio roba da comprare. In realtà non colleziono niente di nerd, non, è più per farsi una passeggiata, vedere un po' gli stand, vedere un po' i cosplay, insomma, per una cosa del genere. Però è vero anche che quando stavo quando ho iniziato ad andarci con altre persone è stato sempre molto difficile, perché ovviamente, insomma, dicevo alle persone, vieni con me, ci andiamo a divertire, ci facciamo una passeggiata, ci facciamo invece un giro, eccetera. Poi vai là e non riesci a parlarci, non riesci a dialogare, non riesci a farti un giro, non riesci a fare niente, ed è un peccato. Però a me è successo pure un'altra cosa assurda, non so se ti è mai successa a te, ma probabilmente no, perché io sono l'unico a cui succedono ste merda di cose. Non dico la città, perché lasciamo stare. Mi è successo che stavo facendo uno spettacolo in questa città. Mi mandano un messaggino, mi dicono: guarda che il giorno dopo c'è questa fiera che abbiamo organizzato noi, ti va di passare? Ti diamo dei la biglietti. Stessa città in cui eri già. Ero là per fare lo spettacolo. Ah, okay. Dovevo dormire là. Mi hanno detto: senti, ti va di passare? Ti diamo i biglietti sia a te che a tuo fratello, dato che ho detto sì, sta pure mio cugino, ho detto allora ti diamo i biglietti a te, a tuo cugino e a tuo fratello, ti fai una passeggiata. E faccio va bene, dai, poi domani passo. Che succede? Alle 12 io ero in coma, perché avevo fatto nottata, tutto qua. Alle 12 inizia a suonarmi il telefono, io guardo i messaggi di Instagram e leggo le persone che dicono: dove sei? Perché non sei ancora arrivato? Ti avevano annunciato. Mi avevano annunciato, mi avevano messo sui cartelloni e c'era gente che era venuta là per vedermi, quando io magari non ci volevo manco passare, se ero stanco. No, certo, certo. E non mi avevano pagato per andarci. Ma soprattutto, cioè, voglio dire, mi sono trovato in questa situazione. E adesso, e poi mi sono trovato in questa difficoltà di situazione in cui non sai se fare bidone alla cosa perché non si fa, non lo dovrebbero fare, però lasciare con un sacco di stronzi le persone che erano venute là per incontrarti, oppure, e quindi che ti considerano un pezzo di merda, uno stronzo, oppure è successa una cosa simile. Mi è successa una cosa simile l'anno scorso. Dove sei? Dove sei? Guardate che non mi ha mai annunciato nessuno, né da una parte né dall'altra. Dove dovrei essere? Perché in giro ci sono i manifesti. Chiamo l'organizzatore, gli ho detto: ho saputo questo, questo è vero? Aspetta, mi informo. Ah, ma no, sono i ragazzi dello staff di Caoso che hanno messo. Ho fatto: ok, levali. Ma levali subito, perché io non devo fare la figura di merda di non essere lì perché tu mi annunci. Certo, certo. Tra l'altro, mi sembra di aver visto che tu hai un'utenza sveglia, mi piace. Grazie. Un po' come, nel senso, io sono molto selettivo sull'utenza. Anche questa è una cosa, una caratteristica che... Cioè, se io alla gente rispondo male, a volte è perché almeno se ne va. Così non sta... Okay. Almeno è un po', diventa un po' più selettiva, sì, l'utenza, sì, che mi segue. Io sono molto contento dell'utenza che mi segue. Vorrei chiarire una volta per il discorso di prima del non mi hanno pagato. Ve la faccio facile, ragazzi. Quando diciamo che essere ospite a una fiera è un lavoro, se una fiera mi contatta e io mi contatta come ospite e grazie alla mia presenza quella fiera fa tot ingressi, perché io non devo essere pagato? Tutto lì.
Beh, è quello il discorso, cioè è un lavoro per un sacco di ragioni. Se ti chiamano soltanto per fare una passeggiata, ovviamente c'è anche un costo. Se ti chiamano per parlare è un'altra cosa. Se ti chiamano perché certo. Hai un appuntamento in quel determinato giorno per incontrare le persone, è un'altra cosa. Lì era addirittura questo. Ha detto, guarda che da quest'ora ci sarà Berlusconi, barba scura. Ti immagini barba scura? No, perché ho visto oggi la puntata di Boris dove c'è Ariana che dice, io credevo in lui. No, ti giuro che... Se a me succedesse, fosse, è successa meno grave della tua, la mia, perché io ero a casa, non mi ricordo se era a Roma o a Milano, però ho detto, scusate, vabbè, poi hanno tolto i manifesti, eccetera. Però io ho fatto la storia, ho detto, ragazzi, guardate che c'è stato un misunderstanding, io non sono lì, non sapevo neanche di questa cosa. È tutto risolto. Ah, vabbè, Maurizio, è un peccato. Ok. Però se fosse successo come è successo a te, cioè che ti dicono, se ti va domani passa, ok, e ti annunciano e ti mettono un loro manifesto, eccetera, eccetera. No. Allora, io mi sono molto incazzato. Il fatto è che però io in quell'occasione ci sono comunque passato. Perché, cosa di cui mi pento profondamente oggi, non l'avrei mai fatto, ma perché io non andavo mai a Fiera del Fumetto. In effetti quella penso che fosse la prima a cui ci sia mai andato. Perché proprio per il fatto che io faccio gli spettacoli, generalmente se devo incontrare le persone, li vedo là, soprattutto l'anno scorso, certo. Io sono stato, avevo un calendario di qualcosa tipo 15-16 spettacoli a mese, se avessi preso anche molte fiere sarebbe stato un disastro, capito? E quindi niente, in pratica in quell'occasione decisi comunque di andare, uno perché c'erano degli amici che mi avevano detto vabbè dai passiamo pure noi, quindi alla fine va bene, e due perché non avevo idea dell'entità del danno. Quando sono arrivato, l'entità del danno era mostruosa. Infatti sono rimasto un'ora e me ne sono andato. Perché c'era creata una calca di persone che era lì appositamente per me. E quindi quel piano di facciamoci una passeggiata con gli amici miei è andato completamente a fanculo. No, non puoi girare le fiere in queste condizioni. Ti dico soltanto che io sono riuscito a fare un metro dopo il cancello. E poi sono uscito. Un metro, sono stato bloccato là e poi sono dovuto andare, però ecco. Ma sai, poi comunque quando sei ospite a una fiera, la fiera ti dà ti adibisce degli spazi opportuni, ovviamente ti adibisce degli spazi, ti dà delle persone che ti seguono, perché sembra una cazzata, ma a volte serve la scorta, anche a parte solo per spostarsi la scorta, da qualcuno che semplicemente va a passare uno alla volta, una piccola transenna, ma anche solo per spostarti da un punto all'altro della fiera, ci puoi andare da solo. Non arrivi più. De Berlus e Berluscura. De Berlus e Berluscura. Comunque, sì, no, hai ragione. Mi sono reso conto sempre di più nell'ultimo periodo, prima della quarantena, però ecco, ci sono andato anche perché, ragazzi, mi sentivo molto in colpa, cioè, nel senso, lo so perfettamente che non è colpa delle persone che erano là e che si erano fatti, mi erano arrivati messaggi molto teneri di persone che erano lì per vedermi, e soprattutto ero lì in quella città perché lo sapevano tutti, perché avevo fatto lo spettacolo e tutto quanto, sentito un sacco in colpa. Cosa avrei fatto? Avresti organizzato un evento, ma fuori dalla festa. Assolutamente sì, per come sono fatto io sì. Ragazzi, ci vediamo qua a quest'ora. Tutti via dalla fiera. Avresti fatto bene. Sì. Però mi è successo un'altra volta in cui invece ho reagito in maniera un pochino diversa e molto più incazzata, dove praticamente è successo un'altra fiera che un tizio si è avvicinato e ha detto senti, noi siamo, non so che cazzo mi ha detto, però vuoi farti una fotografia con questo cartellone? E io lì, ti giuro, ti ripeto, non ho fatto molte fiere in quel periodo, soprattutto erano tipo le mie primissime fiere, ho detto, ma sì, perché no? E lì ho fatto la fotografia. Dopo due giorni ho trovato un evento con la scritta ci sarà anche Barbascura, e la mia fotografia col cartello dell'evento. Lì mi sono incazzato da morire, perché un sacco di persone mi hanno scritto ma è davvero sta venendo, ma davvero deve andare? L'evento era un mese di distanza, lì ho fatto un casino. Non è vero! Ora che mi sto ricordando, io ho scoperto la cosa dopo l'evento, il che è anche molto peggio. Perché le persone mi hanno scritto ma come davvero stavi là? Io ho detto no, là dove? Ma lì ne... Boh, per fortuna penso che non ci fossero molte persone che... perché era un contesto completamente fuori... diciamo fuori contesto. Peggio. Però a me capita spesso quando mi chiedono agli stand, ti fai la foto col nostro stand, col nostro coso, ma più che volentieri. Ma certo. Però è come quando vai al ristorante e il ristoratore si vuole fare la foto con te da tenere lì. È giusto, è bello, ti dà anche un po'
è appagante come cosa, ma se tu la utilizzi per fare poi pubblicità, no, proprio certo. No. Purtroppo devo dire che so che molto, molto spesso, diciamo, in maniera anche un po' ipocrita, diciamo, semplicistica, viene detta la frase "non vi preoccupate, non cambierò mai", ma io vi dico la verità, ragazzi, io sono già cambiato a causa di una serie di brutte esperienze che ho subito e che ho subito ancora oggi. Oggi ho fatto 5 chiamate per progetti e 3 di questi erano delle totali perdite di tempo di persone che veramente non rispettano minimamente cosa fai e cercano di utilizzarti per il loro cazzo di interessi. E per dire, io per causa di questo mo sono arrivato alla conclusione che non posso essere più ingenuo e abbracciare, dire sì a tutto come facevo prima e non me ne fregava niente, non mi facevo domande, perché adesso non ho più tempo. Ma sì, ma all'inizio è tutto diverso e... poi subentrano dei fattori che ovviamente per forza di cose ti portano ad essere più selettivo, dover gestire più cose, ma per forza, Oggi mi sono successe 3 cose, non le voglio dire per una serie di ragioni, però mi sono successe 3 cose che una dietro l'altra mi sono detto "ma perché?". Mi sono sentito veramente sfruttato senza ragione e ho detto "vabbè, ok, basta". Ti fa sentire veramente male, capito? Senza considerare un sacco di piccole cose del tipo "ciao, ho un mio podcast pazzesco, devi assolutamente partecipare, ti devo invitare, una cosa incredibile, eccetera. Ah, va bene, ma dov'è questo? No, è una web radio seguito da 2 persone, eccetera, eccetera". Esatto. Allora, ragazzi, io vi voglio bene. Me ne saranno arrivate 60 di mail di questo tipo, ma non posso... Ogni giorno me ne arrivano un sacco. Oppure, guarda, io ho un progetto pazzesco, io non li leggo manco più le email perché non ce la faccio più, capito? Però ho un progetto pazzesco, eccetera, eccetera. Nessuno che... Me le lascio leggere a Paolo. Vabbè. Me le legge Paolo. Adesso pure io ho dovuto darle a qualcun altro. Però il discorso è un sacco di messaggi, ma proprio tanti ogni giorno. Il tipo "guarda, noi facciamo una cosa unica, è importantissima a livello nazionale, è unica veramente, eccetera. Ti prego, posta la nostra fotografia e di iscriversi al nostro canale, ai nostri canali, alle nostre cose". Cioè, non lo so, se dovessi dare ascolto a tutti come facevo prima, che mi sentivo in colpa, diventerei una bacheca degli acquisti, diventerei una cazzo di cartellone. Mi ha fatto venire in mente una cosa, tra l'altro, proprio ieri è successa. 5 anni fa, quando ero molto più piccolo come numeri, ovunque, ma proprio tanto piccolo. Avevo forse 40.000 iscritti su YouTube e ne avevo 20.000 su Instagram. Un marchio, chiamiamolo così, indipendente, mi regalò una maglietta. Molto carina, molto carina. E quindi io ebbi piacere a metterla in qualche video. Qualche giorno fa condividono la mia foto nelle storie dicendo "ecco il nostro ambassador Maurizio Merluzzo". Io gli ho scritto, gli ho detto "guarda, forse ho dimenticato di dirtelo ed è colpa mia, ma questa cosa mi crea un problema perché io ho uno sponsor, ho determinate cose e tu non puoi utilizzare una mia foto di quasi 10 anni fa e dire che sono ambassador, perché io faccio una foto a un bambino di 12 anni, tra 20 anni diventa Leonardo DiCaprio e dico Leonardo DiCaprio è il mio sponsor". Sì, sì. Non funziona così, gli ho detto "senti, questa cosa mi può creare dei problemi". Mi hanno risposto "sì, sì, ce l'avevi già detto, ma il post è vecchio". Ma se... Allora gli ho detto "ma se te l'ho detto, cosa cazzo condividi nelle storie che sembra, di ieri, messa così?". "Ah, vabbè, lo leviamo, grazie". Grazie mille. No, tu mi fai... non funziona così, come lo puoi spiegare alle persone? Io ti ringrazio, la maglietta è carina e tutto quanto, ma non puoi condividere me che adesso ho 20 volte i numeri di 10 anni fa e dire "è il nostro ambassador". Non si fa. Se io ho fatto una foto con uno che produceva qualsiasi cosa, io mi faccio le mie magliette, faccio la foto con Maurizio. Domani scrivo, è la stessa cosa che hanno fatto con te con l'evento. "Ah, il mio sponsor". No, non funziona così. Certo. Tu non puoi usare la mia immagine come ti pare. Soprattutto a scopi la puoi usare nel momento in cui carichi una foto online, si sa che ormai praticamente è di dominio pubblico. Ma non la puoi usare a scopi promozionali, perché sennò mi incazzo. Lo so.
Ne approfitto per salutare Morgana Ext, che è la nostra moderatrice ufficiale. Ti ringrazio per l'ottimo lavoro che fai sempre, per essere sempre presente. In tutto ciò, comunque, insomma, lo capisco e ti posso anche integrare la cosa raccontandoti cosa mi succede a me per il fatto che io tratto di scienza. Mm-hmm. A me la situazione è anche più drammatica. Motivo me. Per cui, tu, scusami se ti interrompo, motivo per cui il fatto che tu tratti di scienza, Ambra, che è la mia ragazza, mm-mm, ti segue. È la tua ragazza? Sì, sì, sì. Ah, ok. Ah, quindi fa parte della ciurma. Ciao, Ambra. Sì, è biologa, figura di lei, se parti con gli animali alla fine. Vabbè, oh, dai. Però, vedi, il discorso è, io ricevo un sacco di messaggi da persone che mi dicono, guarda, stiamo facendo questa cosa e a scopo scientifico, è a scopo ecologico, è per la scienza, è per raccogliere è per fare questa roba, e tu sei e io lì mi sento sempre in imbarazzo, perché non so come dire, io sono soltanto uno, non posso fare, capito? Non posso, capito? E poi tra l'altro cose assurde del tipo, guarda, noi vogliamo sensibilizzare su una cosa che hai detto ieri in live, vuoi fare una live da noi? Ma se l'ho detta ieri in live, perché devo dirla da voi, che tra l'altro, con tutto il bene del mondo, avete meno persone che vi seguono, quindi insomma, se la dico da voi, comunque viene vista da molte meno persone rispetto a quelle che hanno visto me. Cioè, che qual è lo scopo? È davvero scientifico? Però io non lo dico, infatti. E dico, vabbè. E va sempre così, capito? Oppure, guarda, devo fare questa cosa che è per l'ambiente, quindi mi dovresti mandare un video in cui mi dici questa cosa perché è per l'ambiente. Ho capito che è per l'ambiente, figlio mio. Però cazzo, parlo di ambiente tutti i cazzo di giorni tra Instagram e cose. Ma, cioè, dai. E quindi mi ritrovo in questa situazione abbastanza imbarazzata. Posso non farla perché è per l'ambiente? Sei proprio uno stronzo se non la fai per l'ambiente. No, parli di ambiente e non fai una cosa per l'ambiente. Nonna, sa. E quindi nulla. Confermo, sono l'ambiente, mi scrivono. Sì, infatti. Qualcuno sta scrivendo Ambra è la mia ragazza, attenzione. Sì, sì, è il cognome, è il cognome. Ah, okay. No, ragazzi, tra l'altro Ambra ha anche Twitch, quindi... Ecco, se volete, ragazzi. Streama stasera. Streama stasera, alla se ceniamo. Stanno chiedendo ancora, ma Ambra è la ragazza di Maurizio? Se vuoi levare ogni dubbio. Sì, sì, confermo, sì, confermo. Okay. No, vabbè, comunque sì, insomma, questa situazione è un po' così e detesto che sia così, perché io lo faccio sempre molto ingenuamente, avrei voluto tantissimo mantenere questa cosa, però vedi, oggi è successo che io oggi veramente volevo tantissimo girare le voci del nuovo video che devo fare per il canale principale. Generalmente ci metto un mese a girare tutto quanto, volevo iniziare oggi. È un lavoraccio, volevo veramente tanto iniziare oggi, però ho preso un sacco di chiamate con persone per progetti eccetera eccetera. Ma lo sai come mi sono sentito male quando chiamo eccetera, che mi avevano presentato un progetto pazzesco tutto quanto, e poi mi dicono, ah, noi in realtà siamo 3 persone, è la prima volta che lo facciamo, abbiamo una videocamera e non abbiamo ancora nulla in mano. E tu dici, ma porca puttana, ma succede questa cosa a Maurizio Costanzo? Io non sono Maurizio Costanzo, ma Maurizio Costanzo, c'è qualcuno che lo chiama e dice, oh ciao, siamo dei, la rete regionale flip flop di Montecatini Terme, le andrebbe di fare una trasmissione per noi? Non lo so. No, non succede, per quello hai ragione, si cambia per forza, ma più che cambia ci si evolve, ci si adatta a quello che è la richiesta, la domanda e le esigenze, il lavoro, come si evolve il lavoro. Quindi ci si adatta a come ci si evolve. Beh, sì, sì. Che poi capiamoci, in tutto ciò questa è una rabbia che io ti sto esprimendo, ma è una rabbia mia. Io sono arrabbiato nei miei confronti, perché in realtà non è colpa di quello che ambiziosamente prova a contattare il tizio un po' più conosciuto per poter ottenere un po' più di visibilità o di quello che sia. La colpa è casomai nostra, che quando non abbiamo imparato, tu forse hai imparato, io ho imparato, sto imparando sempre meglio, però questo problema di fondo mi proprio sono cocciuto, io continuo a fare sempre gli stessi errori, continuo a dare fiducia nel mondo e vabbè. Pozzolo Martesana, esatto. Ti serve un agente, l'agente Smith. L'agente Smith, infatti. No, io so
Fortunatamente Paolo è il mio socio, lavoriamo insieme da sempre praticamente sul web, quindi lui è uno tosto, quindi è un buon selezionatore e mi dà una mano, anche perché ovviamente io facendo principalmente, prevalentemente doppiaggio, non riesco a stare dietro a tutto quello che è anche il web, eccetera, eccetera, quindi buona parte se ne occupa lui. Eh beh, sì. Vabbè, fisiologico. Assolutamente. Va bene, guarda, ti ringrazio di aver... caro mio, sono stato felicissimo, guarda. È stata una bellissima chiacchierata, sono felice di averla fatta insieme. Tra l'altro questa è la prima volta finalmente in cui ci... Vero. È capitato. Succede un sacco di volte che tu sei alla stessa evento, eccetera, però non ci riusciamo a beccare. Non ci becchiamo, volta. Anche perché non ci si possiamo muovere agli eventi. Non ci si può muovere. Comunque, in tutto ciò, io ti volevo chiudere chiedendoti una cosa. Io generalmente chiudo tutte le live o tutte le con un salutazzo a tutti da Barbascura X, urlandolo. Io faccio un salutazzo a tutti da Barbascura X. Io ti doppio? Doppio. Il problema è che io non ti vedo, cioè io ti vedo in differita. Aspetta, adesso risolviamo subito. Voilà, adesso mi dovresti vedere. Sì. Dai, allora... C'è dietro. Però aspetta, c'è... Ok, sposta la bocca dal microfono. Allora, sì... Facciamo così, voilà. Okay, e io mi metto a schermo intero, così, voilà, perfetto. Sì. Proviamo. Vai. Un saluto a tutti da Barbascura. Un salutazzo a tutti. Un salutazzo a tutti da Barbascura X. Vai. 3, 2, 1. Un salutazzo. No, siamo attaccati. Quasi, dallo tu il via. Dallo tu il via. Ok. 3, 2, 1. Un salutaccio. Sono partito io prima. Sono partito prima io. Hai ragione. Io mi aspettavo via. Non hai detto via. No, non lo dici dico. O non lo dici? Facciamo 3, 2, 1. Un salutaccio. Un salutaccio a tutti da Barbascura. Ma dillo, ma perché ti fermi poi? Eh no, stiamo facendo una prova. Ok, scusatemi. Ah, era una prova. Era una prova. Non l'avevo capito. Dai. Vabbè. Sono un coglione, scusa. Allora, 3, 2, 1. Un salutaccio a tutti da Barbascura X. Sembra un film cinese, un doppiaggio di perfetto, film cinese, il labiale era assolutamente impeccabile. Io oserei dire che nessuno ha notato che era doppiato. No. Nessuno. Nessuno. Cioè, proprio era quando si dice il doppiaggio verità, no?